Inizia a prendere gradatamente velocità il mezzo meccanico, la chiusura delle ali, partiti. Ed è Ottos che sfila al comando come era nelle previsioni, facile in vantaggio l'allievo di Chianese. Si presenta subito il favorito di Prison Mac, il lancio in 14.2, la terza ruota all'esterno per il numero 10 di Nicla SF che vuole sfondare per poter contare chiaramente. E Prison Mac va a scavalcare Ottoz ed è il nuovo leader dopo 400 metri di corsa passati sul piede del 29.3. Con i concorrenti che ora vanno a transitare davanti alle tribune. Prison numero 5 squalificato SF, di dentro è il 5 di Ottos, la scia di Nicla SF è stata presa da Pinturicchio ZS che ha di dentro il numero 1 di Mirto della Buzia, di Galop Ottos che viene squalificato e finisce a tabellone. Il passaggio agli 800 in 59.9 si viaggia da 1.15 scarso con 15.9 di frazione Prison Mac, Nicla SF, Mirto della Buzia. Ora inizia a muovere anche Overwise AS in quarta ruota all'esterno. 1.14.8 il chilometro da parte del battistrada che allunga a piacimento almeno per il momento. Prison Mac il favorito con in seconda posizione sempre il numero 1 di Mirto della Buzia, i tre quarti in 1.29.4, ora Prison Mac viene avvicinato. Numero 11 squalificato. AS lungo i birilli è sempre Mirto della Buzia, cavalli che si apprestano ad entrare in addirittura di arrivo con Prison Mac che viene attaccato duramente da Overwise AS che insiste. Overwise va su Prison Mac, Overwise passa e il Vastano Day che va a siglare questa tris quarte quinte. Overwise AS, Leonardo Vastano, 7.81 la quota al tot nazionale. Al secondo posto mi sembra ancora il numero 7 di Prison Mac, al secondo il numero 12 di Ninfa dei Santi che è giustizia Prison Mac. Allora andiamo a riepilogare un attimino, la vittoria per il numero 6 di Overwise AS, il numero 12 di Ninfa dei Santi al secondo posto, il 7 di Prison Mac al terzo, per il quarto e il quinto andiamo a scorrere le immagini col numero 8 di Principe Man che precede l'1 di Mirto della Buzia. Allora la tris è 6, 12, 7, il quarto è 6, 12, 7, 8 e il quinto è 6, 12, 7, 8-1, questo l'ordine d'arrivo di questa tris quartè quinte all'ippodromo d'Abruzzo. 1.59.3 intanto il tempo totale, 1.14.6 ragguaglio al chilometro, 29.9 per l'ultimo quarto, 14.7 la dirittura di arrivo e il Leonardo Vastano Day questa sera nella serata gentleman qui all'ippodromo di San Giovanni Teatino. Overwise AS, i colori sono dello stesso Leonardo Vastano, Nicola Merola al training per questo Love You, questa Love You che aveva stracorso nell'ultima uscita, si è ripetuta quest'oggi con gli ultimi 400 metri veramente molto molto velenosi. La linea ad Emanuele Cardona per l'intervista a diritto al meritato vincitore Leonardo Vastano che capeggia e incrementa la sua prima posizione nella classifica di quest'oggi nella serata gentleman.